Allora, possiamo iniziare? Mi presento un attimo io, anzi credo che mi conoscete. Io sono Marisa Gigliotti, sono responsabile delle comunità Slow Food della Calabria, però sono anche presidente della FIDAPA di Soverato. Ed è in questo contesto che io ovviamente ringrazio chi ci sta ospitando, soprattutto Don Enzo che ci sta. Si sente. Don Enzo che ci sta ospitando in questa location molto interessante e stamattina ci ha ospitato su al santuario. Io sarò brevissima, però vi devo dare due messaggi. Perché queste due associazioni insieme? Con Slow Food è dal 2017 che noi facciamo una giornata come questa, però come ama dire Don Enzo, ci trasfiguriamo, siamo in una trasfigurazione continua, per cui ogni anno arricchiamo con nuovi eventi o comunque andiamo avanti. Eravamo partiti con Saxa, Erbe, Flores, Astra, cercando di leggere questo territorio della Vallata, e sono contenta di vedere qui tutti e tre i sindaci di Stilo, di Bivongia e di Pazzano, perché per me è importante che siano insieme, anche se siamo partiti prima a Pazzano, per valorizzare questo territorio dalle rocce, Sassa, Flores, Erbe, quindi tutte le erbe spontanee, e Astra, quindi il cielo, gli astri con calici di stelle. Ci ha dato una grande mano il dottore Carmine Lupia, che è qui con noi, è etnobotanico, ma comunque anche responsabile del Cammino Basiliano, e ci ha fatto crescere in questi anni. Siamo contenti di averlo avuto con noi, anche il trekking dello Stilaro, con quello abbiamo fatto alcune volte il sentiero delle orchidee, ovviamente tutti gli amici e i soci di Slow Food della comunità che si chiama Pazzano per l'ecologia integrale, perché noi guardiamo a un livello alto. Io due minuti soltanto per dire che questa è una settimana importante per FIDAPA, perché è la settimana verde di Ambiente, Mare, Italia, AMI e FIDAPA. Si stanno celebrando in tutta Italia 100 eventi, questo è uno dei 100 eventi. Per la salvaguardia del pianeta, per una lotta ai cambiamenti climatici, noi oggi diamo questa testimonianza, abbiamo piantato degli alberi, poi ci diranno meglio Franco Pazzo dell'Alarbi del Vivaio all'Asatlanta Magna Grecia, che ha portato gli alberi, ci parlerà di questo progetto della forestazione, di quanto sono importanti gli alberi contro il cambiamento climatico, e noi abbiamo voluto farlo lungo il sentiero Laudato Si che ci ha indicato Don Enzo. E avremo fra un poco la nostra presidente nazionale Fiammetta Perrone, non vi leggo il suo messaggio, comunque ci manda i saluti e ci augura buon lavoro. E invece fra un poco avremo in diretta Roberta Abiliteri, la nostra vicepresidente nazionale di Slow Food, e parleremo di biodiversità e dei grandi progetti che ha Slow Food per il pianeta. Allora, io detto questo spero di non aver dimenticato nessuno, do la parola ai sindaci, al sindaco di Pazzano, Francesco Valente, e poi io con te, fate voi, ma c'è un primo sì, no? Come? Il padrone di casa. Allora, il padrone di casa, certo. Il sindaco di Bivongi, che si chiama pure lui Valente, Vincenzo Valente se non sbaglio, poi il sindaco di Stilo e poi quello di Pazzano. Comunque sono tre gioielli della vallata dello Stilaro, e noi su questa vallata abbiamo investito e vogliamo investire molto, ma ovviamente con voi. Ok? Grazie sindaco. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio Don Enzo per aver organizzato questo incontro su un tema che ritengo molto importante, e ringrazio tutti i presenti, gli studiosi e tutti i cittadini presenti che sono interessati a questa problematica. Io non voglio entrare nel tema
perché non è di mia competenza, non sono un esperto. Io voglio dire solo due parole così, voglio dire che la biodiversità è ricchezza della vita. Ricchezza della vita che però è continuamente minacciata da una serie di fattori, tra cui l'inquinamento, i cambiamenti climatici, l'agricoltura anche fatta in maniera non idonea e anche altri fattori che intervengono. Per cui io ritengo che il tema che si va ad affrontare stasera è un tema molto importante, fondamentale, diciamo, per tutti noi e per tutta l'umanità, perché bisogna trovare il giusto equilibrio per poter andare avanti. Detto questo, io vi ringrazio, lascio la parola al sindaco di Pazzano e ringrazio tutti e mi auguro di avere poi da parte degli studiosi dei chiarimenti su queste problematiche. Grazie. Grazie a tutti voi e mi associo ai saluti del dottor Valenti, il mio collega. Allora, io voglio precisare due cose. Prima di arrivare a tutto ciò, la nostra vallata è come biodiversità è una delle migliori in assoluto, detto dal dottor Carmine Lupia, io non mi posso, mi associo a quello che dice lui perché è un esperto di tutto ciò. Però io parto dal presupposto che bisogna educare tutti noi, specialmente i bambini. La scuola in questo deve essere una fonte diciamo primaria, quindi la scuola, stamattina c'eravamo pure la dirigente scolastica, la dottoressa Niceforo, perché la scuola insegna, scusate, la dottoressa Sara, come diceva il collega. Allora, la scuola è la principale, diciamo, attrattiva e educativa per quanto riguarda tutti i settori, specialmente per tutte le famiglie, ma poi la scuola dà questo input per poter far capire ai bambini di non distruggere, perché la nuova generazione distruggono, non costruiscono, perché sono stati abituati in quella maniera. Perché noi, la colpa è nostra, perché abbiamo dato ai bambini un qualcosa che non capivano e loro praticamente facevano tutto ciò. Adesso iniziare da questo significa poter in modo, diciamo, profondo utilizzare tutto ciò. Questo chi lo fa? Lo fa la scuola e poi camminando nella vita, qua abbiamo delle associazioni, tra cui Medio Ambiente, che è una diciamo un'associazione che sta veramente lavorando per il territorio e per la vallata, perché noi dobbiamo parlare di vallata, dobbiamo toglierci dalla testa che abbiamo io Pazzano, quello stilo, quello Biondi, non deve esistere più questo qua, non parliamo di vallata, che si fa stilo, si fa Pazzano da Biondi, per me va bene, l'importante è che si faccia. Dobbiamo fare un salto di qualità da questo punto di vista per poter entrare in una diciamo, logica che possiamo avere la competitività a livello anche regionale oltre che provinciale. Però dobbiamo essere uniti. Se non siamo uniti, e questo lo dobbiamo anzitutto a quelli che vengono da fuori, tipo l'architetto, la dottoressa Gigliotti, che ci ha fatto da sprone veramente, perché lei con la sua forza negli anni, parlo di 4-5 anni, non c'era il mio predecessore, ha lavorato su questo e questo ci dà, cioè ci ha dato un input per poter iniziare un percorso e un lavoro che noi lo dobbiamo proseguire su quella strada, perché ci ha dato una traccia, un solco per poter lavorare. Io da questo punto di vista dico grazie alla dottoressa Gigliotti e ringrazio tutti voi, grazie. Intanto ringrazio Lorenzo per avermi invitato a questo evento importante, questa interpretazione che tu
simpatica della disponibilità, della vostra partecipazione a questo momento di confronto e di riflessione. Diciamo che è anche un bel segnale dal punto di vista politico-amministrativo, perché è un segnale di un percorso, di un inizio nuovo, dove gli amministratori cerchiamo, condividiamo quelle che poi sono tematiche importanti per l'azione politica e amministrativa della Vallata, proprio in senso unitario. Ragionare insieme sulla soluzione insieme e discutere dei problemi è davvero importante. Il tema di oggi, per il futuro del pianeta, salviamo la biodiversità, piantiamo alberi. E io propongo una riflessione aggiuntiva. Piantare alberi, basta. E questo è il tema su cui noi dobbiamo ragionare. E da questo punto di vista la vedo un po' diversamente da come la vede il mio collega sindaco di Balzano, la colpa non è sempre dei bambini, diciamolo pure. E dobbiamo dire che per me piantare un albero è come concepire una nuova vita, una nuova creatura, un nuovo bimbo. Un bimbo per crescere, per svilupparsi, per vivere ha bisogno di cure, ha bisogno di un ambiente sano. La domanda che noi ci dobbiamo fare è: noi cosa facciamo per garantire un ambiente sano di cui la natura ha necessità, ha bisogno per potersi evolvere e sviluppare? E questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre e darci delle risposte, perché l'inquinamento del nostro pianeta, le montagne, i fiumi, il mare, sono purtroppo conseguenze del nostro agire opera dell'uomo. Se noi andiamo in campagna non sentiamo più il cinguettio degli uccelli come qualche decennio fa. Se noi vediamo, se il mare è inquinato e non sono più i pesci che c'erano quando è il periodo della nostra infanzia, questa è tutta opera della nostra abitudine, della nostra quotidianità. E se non il problema delle api, proprio qualche sera fa sentivo un servizio, le api stanno attraversando un periodo veramente critico in termini di morire, cioè numeri che stiamo verificando che poi creano veramente dei problemi seri all'ecosistema. Addirittura qualche studioso si è spinto a dire che l'estinzione delle api potrebbe addirittura provocare, portare all'estinzione della specie umana. E questo è le domande che noi il problema da centrale da affrontare. Anzi, proprio volevo ringraziare anche le associazioni per sul territorio, proprio pensate alla Domenica delle Palme. Le associazioni della nostra vallata hanno dedicato la loro mattinata come una giornata ecologica sul versante stilese del Monte Consolino. Hanno trovato di tutto, hanno riempito forse 10-20 sacchi di bottigliette di plastica, cicche di sigarette, scarpe, bottiglie. Hanno trovato di tutto, questi non sono certamente i bambini. Sedie. Hanno trovato di tutto, pezzi di motori di macchine. E questo è quello che troviamo se andiamo nei nostri boschi, nella Ferdinandea, nelle campagne, sulle spiagge. È un qualcosa, un'altra cosa che mi preoccupa molto è, noi abbiamo, la nostra vallata c'era stata da due fiumi, vallata lo Stilaro e l'Assi, e lì ci sono delle discariche davvero pericolose, purtroppo delle discariche abusive dove c'è Ethernet, quindi amianto, dove ci sono materiali di risulta di qualsiasi tipo di lavoro edile, come pure quando bitumazioni e altri materiali. E questo è il problema che noi ci dobbiamo porre, e queste sono le domande che ci dobbiamo fare e delle risposte da darci. Noi cosa facciamo per garantire un ambiente sano, di cui la natura ha veramente bisogno? Se noi abbiamo preso noi abbiamo delle abitudini che dobbiamo veramente moderare. Se noi, per spostarci anche nei nostri borghi, per fare 100 metri con 5 tappe, spostiamo la macchina 5 volte, se noi pretendiamo di entrare nel tabacchino, nella farmacia, nel ristorante, nel bar, con le nostre macchine, questo a che cosa porta? Porta a uno sfruttamento del nostro pianeta. E il consumismo sono le regole dell'economia che seguono le nostre abitudini che noi dobbiamo modificare. E io penso che da queste attenzioni, dalla cura dell'ambiente, dalla cura della natura, dal rispetto che dobbiamo avere per la natura, si misura veramente il livello di civiltà di un individuo e di un'intera comunità. Io dico, con una provocazione lo lancio lì, pensiamo di piantare alberi che è fondamentale, essenziale, ma proviamo pure a impiantare nella nostra mentalità dei principi e dei valori sani che tutelino l'ambiente e la natura.
Grazie. Allora, vi devo dare in flash una piccola info. Siamo ormai da alcuni anni entrati nella fase dell'antropocene, cioè in la fase, diciamo, di tutto il pianeta in cui l'uomo sta avendo la supremazia sulla natura. Di questo ce ne dobbiamo rendere conto, quindi dobbiamo riportare un equilibrio con tante azioni, con tante cose da fare. Certo, come diceva il sindaco, non bastano gli alberi per cambiare, però hanno una funzione importante perché comunque abbassano l'emissione di anidride carbonica e tante cose. Un fallimento in Italia per quanto riguarda la forestazione urbana attraverso il PNRR c'è già stato. La transizione ecologica è una delle priorità di tutte le agende politica a qualsiasi livello istituzionale, no? È uno degli snodi importanti, è proprio la salvaguardia della biodiversità, però è più sulla carta e poi che nei modi fattivi, perché poi c'è tutta una burocrazia che impone dei limiti e veramente degli ostacoli poi nell'attività pratica. Questo lo dobbiamo anche dire per dare un segnale anche a chi è di dovere. C'è stato un articolo nei giorni scorsi su Repubblica, proprio il fallimento di questa politica della forestazione urbana, come se bastasse nelle metropoli qualche piccolo recinto per mettere gli alberi per cambiare il clima. Non è così, anche perché bisogna prima di tutto partire dai vivai, poi ci darà l'esperienza, la sua esperienza, Franco Fazio, perché se noi non mettiamo i semi e non cresciamo queste piantine, non avremo le piantine a sufficienza per poter fare questo grande progetto che dice il professore Stefano Mancuso, che ci vogliono miliardi e miliardi di alberi per tutto il pianeta, però da qualche parte dobbiamo iniziare, il nostro comportamento, una serie di cose. Quindi oggi più che lamentarci vediamo che cosa possiamo fare. Allora, diamo la parola prima al dottore Rupia. No, ha detto di no. Allora, il dottore Rupia che ci ha accompagnato per 7 anni per il sentiero che abbiamo fatto, e abbiamo presentato qui il sentiero basiliano, il percorso basiliano, ma c'è sempre di aiuto con tutto quello che lui sa e sa fare. Grazie. Grazie, buonasera. Stasera dovremmo un po' riflettere su quello che la biodiversità e anche la messa a dimora degli alberi. Dobbiamo dire che la nostra regione è una regione molto importante per quanto concerne la biodiversità sia animale che vegetale, però dobbiamo dire che molti dicono che siamo la regione con la maggiore biodiversità. Questo non è vero, però possiamo affermare una cosa, che la Calabria ha una delle biodiversità più diverse. Cosa vuol dire una delle biodiversità più diverse al mondo? Il mondo viene diviso dall'equatore fino al polo nord e al polo sud in fasce fitoclimatiche. La prima fascia viene chiamata la fascia del palmetum, perché la specie caratteristica è la palma. Poi c'è la fascia dell'auretum, che è la zona mediterranea, che sarebbe quella naturale da noi sul livello del mare, stiamo parlando. Poi c'è la fascia del castanetum, che sarebbe più o meno l'Europa centrale. Poi c'è la fascia del faggetum, che è l'Europa quasi la parte più a nord, la zona della Scandinavia. Poi sarebbe la fascia del picetum, che sarebbe il pesce, sarebbe l'abete. E poi c'è questa fascia che in realtà non prende il nome da un albero, da una specie, che è il polaretum o l'alpinetum. Quindi in questo modo ci fu uno studioso che si chiamava Pavari, che ebbe questa intuizione geniale di dividere in fasce fitoclimatiche per poter in un certo modo mettere ordine a quello che era la biodiversità. Ebbene, la Calabria dovrebbe essere, naturalmente, quindi considerandola sul livello del mare, diciamo considerando tutta questa superficie della terra sul livello del mare, dovrebbe essere la zona, come dicevo, dell'auretum. E infatti sulle coste non troviamo le specie tipiche dell'auretum.
però la cosa più curiosa è che la nostra regione è una regione piccolissima come superficie, se prendiamo tutto, diciamo, consideriamo tutto il mondo, eppure in questa piccolissima lingua di terra ci sono, vengono rappresentate tutte le fasce fitoclimatiche del mondo, perché anche in Calabria abbiamo, anche se ormai zone abbastanza ridotte, ma abbiamo la fascia del palmetto in alcune zone, abbiamo anche dei boschetti di palma, ad esempio quello di Capo Vaticano, palma autoctona, sto parlando di piante autoctone, non esotiche, la palma, la cosiddetta palma di San Pietro, c'è un bel boschetto a Capo Vaticano, ma anche altri boschetti sia nella provincia di Reggio che nella provincia di Cosenza. Poi abbiamo la zona appunto dell'alloro, c'è poi tutta la zona delle castagne, delle querce caducifoglie, del faggio, però noi per trovare il faggio sul livello del mare dobbiamo arrivare in Scandinavia, per trovare gli abeti sul livello del mare dobbiamo andare nella Scandinavia, nella via del nord. La Calabria, grazie alla morfologia particolare, anche ai terreni particolari, perché poi dalla Sila fino all'Aspromonte, fino ad arrivare ai monti del Messinese, noi non siamo Appennino, siamo Alpi, siamo la parte delle Alpi più antiche, in realtà noi ci trovavamo dove oggi si trova la Costa Azzurra, ci siamo spostati poi nei milioni di anni ci siamo spostati e stiamo viaggiando verso Oriente, anche se a velocità molto ridotta. Quindi in Calabria, per questo possiamo affermare di avere una delle biodiversità più diverse. Per trovare, allora, in modo naturale, trovare una palma dobbiamo andare nella zona equatoriale, ma per trovare una pianta che si trova intorno al circolo polare artico ci dobbiamo spostare di 7.000-8.000 km. In Calabria, ebbene, in 7-8 km in modo naturale possiamo trovare queste palme. Per questo in realtà è rappresentata tutta la flora del mondo nella nostra regione. Noi andiamo nei nostri altopiani che vanno dalla Sila all'Aspromonte, riusciamo a trovare Fragilis inglese, Doronico d'Ungheria, che sono piante del nord Europa, la Veronica d'Austria, la Viola palustre. Quindi questa, diciamo, è la peculiarità della nostra regione, di una regione importantissima, perché in realtà va dall'estremo nord all'estremo sud. E quindi possiamo affermare tranquillamente che abbiamo una o la biodiversità più diversa al mondo. Però anche a livello, appunto, avendo tutte queste fasce fitoclimatiche, tutte le fasce fitoclimatiche che esistono al mondo, anche se alcune sono rappresentate con dei piccoli lembi, tipo i palmeti naturali che sono, tra l'altro non sono estensioni grandissime, come anche le praterie che si trovano nella tundra, quindi in Siberia, con quelle piante che sono tipiche di quella fascia, si trovano anche sulle nostre montagne, sono sempre di estensione abbastanza limitate, però ci sono. Per quanto concerne gli alberi, la Calabria io penso che abbia un ruolo importante, non solo per quello che è la genetica delle popolazioni, ma anche per quello che è la storia. Noi, la nostra storia è legata molto agli alberi. Innanzitutto siamo la regione più forestata di tutto il Mediterraneo, e questo, diciamo, è un qualcosa di importante. Dobbiamo dire anche la verità che negli ultimi decenni la superficie boscata sta aumentando molto, come in tutta Italia. Dal 2017 noi abbiamo una superficie boscata che ha superato la superficie che c'era prima che tagliassero i romani in Italia, quindi tutto sommato si sta andando bene, forse più per merito della natura che per merito dell'uomo, dobbiamo dire la verità. E poi ha una funzione culturale molto importante anche per quanto concerne l'architettura, perché con i nostri alberi penso che siano stati realizzati dei monumenti che sono fra i più belli al mondo. A me dispiace, ad esempio, che quando vado in Vaticano a vedere la Basilica di San Pietro, nessuno dice che è stato costruito con alberi nostri. C'è anche un'iscrizione su una trave a San Pietro,
però sia la prima basilica che la seconda basilica furono costruite con il nostro legname, con il pino alito. C'era bisogno di tagli di 33 metri e solo tra Europa, Mediterranea, Asia Minore, vi dicendo, solo i vescovi calabresi risposero che potevano dare con le nostre, diciamo, con le nostre foreste travi di 33 metri. Quindi vediamo se abbiamo avuto un ruolo meno con gli alberi, anche dal punto di vista culturale dell'architettura. Poi sappiamo anche per quanto concerne San Paolo fuori le mura, vediamo i legnami che c'è a San Marco a Venezia, quei piloni con quelle bellissime bandiere sono alberi calabresi. Per non parlare della legge di Caserta, dove ci fu anche questo contributo fondamentale. Ho potuto visionare il bellissimo documento dell'architetto Vanvitelli, sul quale c'è proprio scritto che le 686 travi furono prelevate, di travi di abete bianco, dal bosco del Garnione. Quindi un altro merito importante. Ma poi sappiamo che anche in Grecia andavano a finire le nostre travi. Ci sono documenti che parlano di quello che fu lo scambio commerciale con il mondo arabo per la costruzione di molte moschee, non si sa quali siano di preciso, però molte moschee furono costruite anche con travi calabresi. Quindi abbiamo avuto un ruolo fondamentale. Nei nostri alberi hanno un ruolo fondamentale anche per quello che è il mondo delle foreste europee. Noi da 50 anni, tra Serra San Bruno e la Sila Piccola, doniamo piantine di abete bianco, questo ecotipo Gariglione e Serra San Bruno, che si ritiene molto resistente alle piogge acide. Noi adesso possiamo ammirare quello che è la foresta sempreverde, la foresta nera tedesca, era ridotta veramente a un semideserto. Solo gli alberi, soprattutto di Serra San Bruno, sono riusciti a radicare come si deve, perché sono resistenti alle piogge acide, all'inquinamento, e di conseguenza si è potuto riavere, diciamo, una foresta lussureggiante come quella di un tempo. Dite per quale motivo proprio gli alberi calabresi sono resistenti, questi abeti, alle piogge acide? Perché la calabria è inquinata, non sto scherzando. No, perché in realtà l'abete ha una storia molto, molto travagliata. Sappiamo che un tempo, qualche milione di anni fa, c'era anche una certa attività vulcanica in Europa, e quindi c'erano anche molte piogge acide. Quando arrivavano le glaciazioni, gli esemplari di abete che si selezionavano più resistenti alle piogge acide, sì, rifugiavano nel sud Europa, e quindi il sud Europa significava la Calabria, perché in Sicilia non ci arrivava l'abete bianco, si fermava allo stretto di Messina. Di conseguenza, questa espansione dell'abete bianco, ma si parla sempre di milioni di anni, questo restringimento dell'areale in Calabria, non faceva altro che portare sempre i geni della resistenza all'inquinamento, tutti li portava a concentrarli, infatti li concentrava negli esemplari calabresi, per questo si è concentrato qui la massima resistenza all'inquinamento e alle piogge acide. Grazie a questa abete siamo riusciti a rimboschire foreste importanti di 14 paesi europei, quindi anche dal punto di vista ecologico i nostri alberi hanno avuto un'importanza non indifferente. E la zona di Regino, poi abbiamo avuto anche dei santi selvicoltori di Lannenzo molto importanti. Io ne vorrei citare uno fra tutti, è Stanley Olimpolo d'Africa. Non so, c'è questa diatriba che ancora non siamo riusciti a risolvere, a definire completamente. So che si festeggiano anche in giorni diversi, o sbaglio, sia. Però era il famoso santo Piciaro, Salleo, che era questo santo che raccoglieva la pece in Aspromonte e poi la portava anche al di là dello stretto per venderla e poi ricavare i soldi con i quali spalmava i poveri. Purtroppo non riuscì a vendere questa, purtroppo diciamo in realtà per fortuna, a vendere questa pece, si mise a
pregare, per dire in modo molto, molto, diciamo, è breve, e si trasformò in pane, e quindi questo fu il miracolo più importante di San Leo. Anche il San Giovanni delle Stis, sì, lui passeggiava nelle campagne, diciamo così, secondo la tradizione, queste campagne incontrò alcuni che vendevano, no? Sì. I grani, e questi erano dei strati che in fondo dovevano lavorare moltissimo, no? E anche lui ha dato il suo contributo, ha dato un po' di pane a loro, e poi ha fatto anche il miracolo della verdura, sì, no? Perché era un miracolo, il venditore. Santi da Lugreci certamente sono stati i cultori, ma anche i nostri certosini, sì, di fatto, i cultori della biodiversità, e anche la cura dell'ambiente, per esempio legata ai castelli. Sì. Qui abbiamo oggi anche il castello degli Apostoli, che raccoglieva un po' anche tutta l'agricoltura, anche tutto quel racconto, diciamo così, per la certosini. Ma per dire che anche i santi, sì, c'è un santo, produce frutti, sì, anche economici. Sì. Quindi, diciamo, si può anche, diciamo, dal punto di vista religioso, un po' entra nella storia dei santi gli alberi, appunto questo pino Larisi, che poi ha fatto sì che si potesse in qualche modo avere un santo come San Leo di Bova, il santo Piciaro. La pece, che era poi una delle produzioni più importanti della nostra regione, ed era nel periodo dell'impero romano, la pece che c'era la pece calabrese ottenuta dal nostro pino calabro, che è un endemismo, diciamo una specie esclusiva nostra, in realtà c'è anche in Corsica e sull'Etna, ma già è diverso, hanno dato, quindi questo ha dato questo grande contributo. E anche la vallata dello Stilato sicuramente ha una storia di alberi. Io ne parlavo oggi con Franco, i documenti parlano sempre di un sesamo eccellente che si otteneva in questa zona, da Bivogni, Balsano, Stilo. Sesamo, cotone sono i prodotti che, però anche c'erano degli alberi. Il pistacchio era una cultura molto diffusa qua, c'erano degli alberi di pistacchio che producevano tanto, almeno quello che dice il Marafiocchi, dice Gabriele Vario, ma lo dice anche Padre Fiore d'Acropani, e un po' ne parla anche Leandro Alberti nella descrizione d'Italia, il bolognese Leandro Alberti, ma anche Antonini, quindi ci sono tante citazioni su quello che erano i pistacchieri, ma soprattutto era la coltivazione dell'entisto chiamato scino. E qui si parlano i documenti del Monte Consolino di questi arboreti di lentisco che servivano per estrarre il mastice, e il mastice della vostra zona era considerato uno dei più profumati e dei più apprezzati, e c'era questo scino dal greco spinosso che veniva inciso per ottenere questo mastice molto, molto apprezzato anche in Oriente, andava a finire anche negli armi turchi. E c'era anche questo scino un po' più, come si dice, un po' più addomesticato, che lo chiamavano arcoscino, parlano proprio di questo arcoscino di questo Monte Consolino, parlano di San Giovanni delle Stisse, di Montestella, i documenti. E quindi questa è una cosa molto, molto interessante, parla proprio di arboreti di arcoscino. E poi anche una produzione che in realtà è un po' tutta la Calabria, ma anche in questa zona ci sono citazioni per quanto riguarda quello che era l'albero della manna, che è una cultura che fino agli inizi del Novecento è stata praticata in Calabria, purtroppo poi scompare. L'ultimo documento commerciale è del 1922, poi la manna, che era in pratica la manna, dico in questo caso dico la mamma della manna, della manna era la Calabria. Scompare questa cultura dopo circa 2000 anni, però era una delle culture, come dicevo oggi a Franco, che tutti quelli che scrivevano di manna in Sicilia a un certo punto facevano riferimento: ah, ma noi avevamo una manna che è quasi buona come quella di Bruzia.
anche i campani scrivono la stessa cosa, i lucani scrivono la stessa cosa, noi purtroppo ormai abbiamo perso memoria. Quindi diciamo che gli alberi sono parte della nostra cultura, della nostra storia, della nostra economia, e ci hanno fatto conoscere la nostra regione un po' in tutto quello che è stato il mondo europeo e mediterraneo, ma non solo. Quindi che possiamo dire? Dobbiamo impegnarci sempre di più per custodire quello che è il creato. E spesso di parlare di ambiente, a me piace più parlare di creato, è più biblico. e quindi ci vuole un impegno forte affinché si possa rafforzare, anche recuperare quello che è stato un rapporto uomo-natura, perché il vero problema non è l'uomo, ma è l'uomo che non sa avere un rapporto giusto, responsabile con la natura, perché l'uomo è la natura celestiale, l'uomo con delle azioni responsabili può dare un grosso contributo. È un esempio, Mira, che è veramente tanto grazie. Allora, un attimo, che forse c'è Roberta Pillitteri, la nostra vicepresidente nazionale. Io volevo anche fare un altro piccolo flash. Ci ha parlato di foreste, di cose bellissime, e poi ha cominciato a parlare anche di alberi che servono per il nutrimento. Allora, in questa sala abbiamo, oltre a Franco Faggia, anche Angelo Aiello, che è il portavoce della comunità dei castanicoltori del Reventino, perché oltre ai castagni da legname, che rappresentano il bosco, come Slow Food stiamo cercando di mantenere il giardino proprio dei castagni, degli alberi da frutto, perché è importante, perché mantenere quegli alberi nei territori, qui magari ce ne sono pochi, ma in altri abbiamo visto l'importanza, significa far restare la gente nel territorio, significa aiutare tutte quelle famiglie, significa dare voce a tutti quelli che lavorano intorno al castagno, quindi alle farine, ai mulini, ai dolci, a tutto quello che si può fare. Questa è una cosa molto importante, tant'è che come Slow Food, sulla spinta proprio di quello che abbiamo cominciato a fare in Calabria, è nato proprio un'unione, una rete tra tutti i castanicoltori d'Italia, e di questo Slow Food ne va orgoglioso. E adesso passiamo la parola a Roberta Pillitteri, che è la nostra vice. Come? È uscita. Che facciamo? La diamo a Franco Fazio? Sì, allora passiamo a Franco Fazio, che è di Serra Stretta, è un vivaista importante, lui è molto modesto, però quando lo sentirete vedrete lo spessore. Grazie. No, salve. Ma se tu, cioè, col fatto di dire spessore, io già sono schivo di parlare, quindi figurati, già non riesco a mettere una parola dietro l'altra. Allora, io sono uomo del fare, sono un vivaista forestale, produco circa 2 milioni di piantine all'anno per le forestazioni in Italia, diciamo. Siamo una decina di vivaisti in Italia che facciamo la forestazione, dalla parte privata. La parte pubblica fino a 30 anni fa era l'unica che faceva le piante forestali, e adesso si è azzerata. Adesso come mi sono inserito in questo dibattito della biodiversità, perché comunque in azienda facciamo biodiversità, questo è naturale, perché comunque produciamo circa 200 specie più o meno di tutto arboreo, e quindi è chiaro che c'è una biodiversità, anche il fatto di andare a raccogliere le sementi direttamente noi nelle varie regioni del centro-sud, quindi facciamo tutto il processo dalla raccolta finché diventa una piantina. Adesso ci è caduta questa manna dal cielo, che sarebbe il PNRR per quanto riguarda la piantagione di tutti questi alberi, questi miliardi di alberi che si dice che bisogna piantare. Ha ragione il sindaco di Stilo, non è solo alberi, ma infatti comunque il PNRR è lo 0,1%
i 200 miliardi sono solo 200 milioni per la forestazione urbana ed extraurbana, quindi è lo 0,1% in effetti, però comunque sono grandi numeri. Però come in tutte le cose, come diceva il sindaco, non siamo pronti, non siamo pronti nella progettazione, non siamo pronti nella preparazione delle piante, si fa tutto sempre di fretta. Poi piantare piante non è solo piantare piante, perché piantare piante lo fanno tutti. Se fossero state piante arboree tutti i geranni delle signore d'Italia, a quanti miliardi saremmo arrivati? Cioè, voglio dire, piantare alberi è la minima parte, gestire. Il problema è gestire che gli alberi diventano alberi, il problema è questo, perché spendere tanti soldi, ma tanti, un mare di soldi, solo per piantare gli alberi non va bene, non serve a nulla, non serve a nessuno. Questi 36.000 piante che devono andare a finire a Montestella, che ce l'ho io in gestione, perché io ho vinto la gara di tutte le 200.000 piante della città metropolitana di Reggio e so che 36.000 devono venire qua. Cioè, si erano quasi azzardati a dire, anche se a me mi faceva piacere se piantavo, perché me le sballavo dal mio vivaio, che invece le devo gestire per un'altra stagione. Però è inutile piantare a febbraio-marzo, arrivare sempre di corsa, sempre di corsa. Al 10 dicembre si dovevano raggiungere gli obiettivi, si sono raggiunti gli obiettivi sulla carta, però dalla carta a piantare tutte queste piante direttamente nei territori non era semplice, quindi si è rimandato di un anno. Adesso c'è tutta questa critica che si fa sulla stampa, come accennava Marisa. Purtroppo c'è il problema che ci sono. Le piante per tutte le città non c'erano, si è scelto di seminare semi. Ecco, tutte le polemiche sono nate da qua. Qualche seme è stato seminato anche da me, perché nessuno sapeva quali erano le piante che andavano a Montestella. Cioè, al 4 di settembre nessuno sapeva le piante che andavano, faccio l'esempio di Montestella che siamo qua, ma nessuno sapeva le varietà delle piante che dovevano andare a Reggio Calabria, non lo sapeva nessuno. Quindi io potevo seminarle? No, nessuno poteva seminarle. Quindi io sono arrivato ad avere, e ce l'ho già da prima, circa 500.000 di piante che sono ancora ferme da me, sia per Roma che per Napoli e Reggio Calabria, però pure noi abbiamo seminato dei semi per Reggio Calabria, perché comunque avevamo degli impegni. Ci sono altri colleghi miei vivaisti per Genova, per Milano, per Torino, Catania, cioè insomma per tutte le città metropolitane, che hanno seminato forse solo semi, e questo poi ha suscitato tutte le polemiche in atto, cioè che si sono spesi tanti, ma tanti soldi per avere solo dei semi. Però vi devo dire che non è neanche così, perché io ancora di soldi ho visto zero. Io ho dovuto acquistare dei terreni per parcheggiare le 500.000 piante di due o tre città metropolitane per fare le produzioni per la campagna successiva, perché cioè non è che su Bullonica li fai in un mese, cioè vanno raccolte le sementi, vanno seminate, e quindi hanno affidato tutte, gestite tutto. E quindi, come vedete, insomma, dal dire al fare c'è veramente di mezzo il male. Poi quando si lavora di gruppo, stamattina ho ammirato Don Enzo nella grotta che faceva il ragionamento di dire che tutti mettiamo piccolo semino, tutti mettiamo una cosa, sono 7 anni che si fa questo. Cioè, anche in un certo senso scegliere Montestella, cioè quando si parlava di città metropolitana, scegliere Bazzano, scegliere questo quasi quasi è venuto anche da certe battute fatte anche da me nel direttore lavori della città metropolitana, perché dico dico possibile che non ci sono posti che si può piantare, ma ci sono tante discariche, ci sono. C'è tutta quella montagna di Montestella, là di Bazzano, è possibile che non sono terreni comunali, che si potrebbe. Forse non è stato questo, sicuramente sarà stato più l'impegno forse politico. Ma su Stilo vengono di queste piante, sì? No, non lo so. Abbiamo voluto fare praticamente ci hanno detto se eravamo del terreno, io gli ho fatto vedere con il tecnico tutto.
vedere con il tecnico, siamo andati in agenzia, abbiamo esposto le particelle e tutto quanto per la piantumazione di queste piante. Ecco, poi siamo entrati in una laboratoria, abbiamo fatto un arreggio e ci hanno chiamato per dire che Bazzano è stato inserito in questo circuito. Adesso, io spero che tutto questo venga fatto con tutti i crismi, diciamo che si parla di consorsi di bonifica, si parla di istituzioni di giovani che dovrebbero fare queste piantumazioni. Io comunque lo spero perché molte volte, cioè quando vedo dei disastri, cioè io vedo tutte quelle piantine che magari sono morte, no? Che sono figlie mie, no? Non mie ma dei miei dipendenti, però sono nascite che tu le vedi bene, le porti in determinati posti e magari non si ci mette tutta la cura che dovrebbe, quindi ha ragione il sindaco, piantare alberi è veramente una cosa tanto per fare un po' di pubblicità, però il giusto sarebbe allevare gli alberi finché diventano alberi, allora quello sì, perché la natura questo lo sa fare e noi invece ancora non lo sappiamo fare. Poi per quanto riguarda tutto il discorso biodiversità, eccetera, eccetera, io credo che sia una parte veramente fondamentale del nostro essere, lo dimostrano, come dire, il discorso delle api, lo dimostrano i fiori, lo dimostra la nostra salute in essere, lo dimostra tutto. Io credo che la biodiversità sia tutto in noi, anche noi siamo tutti biodiversi, quindi io credo che dobbiamo partire dai bambini, è la cosa, tutti lo diciamo, però secondo me i progetti più interessanti vanno partire a scuola, a partire dalle scuole elementari. Sono arrivato a questa determinazione perché secondo me gli anni passano. Io per esempio 30 anni fa ero un dipendente pubblico, mi sono licenziato, sono diventato un dipendente privato, adesso sono i miei figli che già sono privati, che hanno il vivaio insieme a me, e già ci sono i nipoti, che quindi il tempo è passato. Cioè se noi avessimo preparato già 30 anni fa i miei figli a essere già, come dire, a non gettare la bottiglia, non buttare una gomma, ma questo di quei soldi sarebbero bene che i soldi si spendessero in dei progetti veramente a portare, veramente a fargliele vedere, certo? Perché i bambini sono veramente una spugna, assorbono di tutto e le cose le assorbono davvero, perché erano grandi ormai. Scusami, allora, prima io quando ho detto dei bambini è la scuola che educa i bambini a fare quel tipo di cosa, non che io ero contro i bambini, no. perché la scuola è quella, allora, qua ci sono diverse maestre di scuola, quindi la scuola educa i bambini per poter entrare in un meccanismo che loro domani hanno già, cioè noi lo dobbiamo costruire per loro, ecco, questa è la differenza, e la scuola deve essere da volano per poter fare questo, ok? No, sono d'accordo, il problema è che la scuola deve essere un volano, sono d'accordo che le famiglie hanno un'importanza fondamentale, però non sono sufficienti, è necessario, e sono necessarie anche delle politiche indirizzate in un determinato modo, delle politiche nazionali, delle politiche internazionali, che attualmente stanno andando in senso opposto, e quindi bisogna cambiare in questo, perché che noi mettiamo i bambini ed è giusto che noi dalle famiglie a parte questi discorsi non sono sufficienti se non c'è un cambio politico. Ma io questo intendevo, caro sindaco, intendevo proprio questo. E 20 anni fa questi erano bambini, adesso sarebbero sindaci, questo voglio dire, cioè avrebbero acquisito delle cose. Ormai noi parliamo con i muri, io parlo con voi che siete un muro, voi parlate con me che sono un muro, cioè veramente. Scusate un attimo, siccome c'è Roberta Bellitelli adesso è riuscita a entrare, è la nostra vicepresidente nazionale di Slow Food, noi tra l'altro abbiamo questo bel progetto degli orti nelle scuole che ormai facciamo già dal 2004, probabilmente lei o altri, diciamo, info su quello che significa
il rapporto con le scuole, con i bambini, ma anche il ruolo di Drobut ce lo dirà sicuramente, è vero Roberta? Ha sentito? Hai sentito? Sì, aspettate un momento che ho avuto l'audio dalla diretta Facebook. Allora, io in questo momento non mi sento, spero che voi mi sentiate. Ho avuto qualche problema di collegamento, perfetto. Quindi spero che non sia un monologo, quindi cerchiamo di interagire. Innanzitutto, cara Marisa, grazie, grazie anche al sindaco tutti per l'invito. Scusate appunto la difficoltà, perché è un poco complicato, ma oggi probabilmente nel computer è difficile di fare le guide, e quindi vado un po' così con i vari mezzi. Ho sentito sì che ha fatto riferimento al progetto degli orti in atto, degli orti a scuola, nel senso che gli orti di condotta, e hai perfettamente ragione Marisa, ci sono novità e evoluzioni, ma lasciatemi dire fare una piccola premessa. Ho ascoltato gli interventi prima di me, si è parlato di albergi, si è parlato di università, si è parlato di scuola. Allora, innanzitutto è fondamentale che siamo tutti d'accordo sul fatto che biodiversità è vita e dobbiamo assolutamente impegnarci tutti concretamente, ciascuno nel proprio quotidiano, nel proprio ruolo per tutelarla. Perché se la biodiversità vive, vive il pianeta. Sappiamo che parliamo e dobbiamo parlare non soltanto di biodiversità visibile, ma anche di biodiversità invisibile, di biodiversità domestica, così come di biodiversità selvatica. E non è a caso che i tre pilastri dell'azione associativa del Green Food, che sono stati definiti dalla procedura che sono qualche anno fa, sono proprio biodiversità, che è la più bella. Alla fine diventa un dovere di vita, tutti siamo chiamati per il quale siamo tutti responsabili, ma anche educazione e advocacy. Ed ecco dunque che l'educazione e la formazione sono assolutamente fondamentali, perché comunque bisogna trasmettere e condividere conoscenze e competenze affinché si possano intraprendere quei percorsi virtuosi che ci permettono di cambiare lo stato attuale delle cose, che ci permettono di cambiare un sistema di produzione alimentare, quindi il modo di concepire il cibo che non va bene, perché il cibo non è merce, ma il cibo è valore, il cibo è vita, il cibo deve essere ed è un diritto, quindi molto di più rispetto alla somma di nutrienti. Percorsi di formazione e di educazione che ci permettono di approcciare all'ambiente, alla natura in termini olistici, perché dobbiamo rispettare e entrare nell'ottica, nel pensiero, che bisogna rispettare gli equilibri ecosistemici tra uomo e natura, e nell'ambito del rapporto tra uomo e natura che va ripensato tra fauna, flora, piuttosto che non impatto atomico. E il progetto dell'orto è stato condotto una scuola, mira anche proprio a questo, mira a far capire ai bambini sin dalla più tenera età, quindi dalle classi, diciamo, della scuola degli istituti comprensivi, quindi delle classi delle elementari, che i semi, o che dei semi origina la vita, cosa significa anche prendersi cura della terra, piuttosto che non vedrò, prendersi cura della vita, prendersi cura di una pianta, forse anche banalmente far capire il valore del cibo piuttosto che non dei semi. L'esperienza che sono finora stata fatta nelle scuole raccontano anche della gioia del riuscire a portare a casa, per esempio, un mucchietto di farina che deriva del mais che è cresciuto nell'orto, per la soddisfazione proprio del vedere crescere, quindi anche il miracolo della vita che si ripete e che si perpetua, vedere crescere una pianta. E averne cura e rispettarla, perché cura e rispetto sono assolutamente, assolutamente fondamentali. E poi in realtà sottolineo anche il valore dell'azione politica. Il terzo pilastro dell'azione associativa di Soul Food è proprio l'advocacy, significa cercare di incidere
sui decisori affinché adottino delle politiche alimentari piuttosto che non ambientali sostenibili. E questo significa innanzitutto interagire a stretto gomito a gomito con le istituzioni regionali piuttosto che non locali, perché sono poi le istituzioni locali e municipali sono quelle che sono le prime interpreti delle istanze dei territori. Non le logiche o le progettualità a carattere all'alto non vanno da nessuna parte e non ci portano verso il raggiungimento di nessun obiettivo. È una concertazione che deve appunto emergere dal basso con il contributo e con le sinergie di tutti gli attori che sono sul territorio, della società civile, delle istituzioni politiche, delle associazioni piuttosto che non degli istituti di ricerca. Quindi, siccome continuo a non sentirvi, e quindi spero di non avere rubato troppo tempo, in realtà volevo ringraziarvi perché anche oggi, come l'anno scorso, è una festa, ed è appunto una festa e quindi all'insegna della gioia, come dice Carlo Bellini, piuttosto che non della fiducia e speranza, per citare le parole della nostra Presidente, è un modo per celebrare appunto un momento virtuoso, è un successo, anche il ritrovarsi insieme per fare qualcosa di concreto davvero, per rendere più buono, più pulito e più giusto il senso del nostro stare in questo pianeta. Grazie. Allora, grazie a Roberta Biglietteri per il suo intervento che è arrivato nel momento giusto. Stamattina abbiamo avuto ospite una dirigente scolastica, la dottoressa Gioconda Sala, con la quale abbiamo intavolato dei ragionamenti per il futuro. Oggi pomeriggio non è venuta e insieme a lei e insieme alle scuole del territorio lo scorso anno abbiamo fatto quel progetto sulla pace, sulle donne, sul paesaggio. Abbiamo esposto qui 160 disegni. Ritorneremo a maggio per riprendere questo ragionamento, perché ci sta molto a cuore non solo la natura ma anche quello che sta succedendo nel mondo. E la pace non si può realizzare con nuove armi, dobbiamo fermare e dobbiamo capire in maniera diversa. E vi sottopongo uno dei 160 disegni dei bambini, sotto un nome mamma, tutto colorato, diceva: se le mamme fossero al governo non ci sarebbero le guerre. Questo è uno dei messaggi. Dipende dalle mamme. Non tutte le mamme sono uguali, noi apparteniamo alle mamme buone. Allora, adesso diamo la parola a Don Enzo. Vi ringraziamo veramente tutti. Sapete che io, quando mi metto in testa una cosa, la faccio. È dal 2017 che vengo qui, ma non come professionista e progettista con un incarico. Io vengo perché amo questo territorio e voglio suggerire sempre tutto, è vero? Arriveranno queste piante, perché comunque a ottobre cominceranno a piantare. Io dico che sia la chiesa sia le scuole, portate i bambini e i ragazzi quando fanno queste piante e vigilate, oltretutto vigilate che veramente si piantino, non si piantino. Ma serio, voglio dire, avere un si apre un discorso, diciamo, la nostra paura, perché noi abbiamo piantato già 3.000 piante a Monstella sul consolino, non so quante ne saranno state piantate nel passato. Il problema che si pone e che rimane aperto è la custodia o la recinzione di questi luoghi. Allora, se noi pensiamo che ci siano dei problemi, uno dice: ma cosa le piantate a fare? Fate prima la fascia parafuoco e poi piantate le piante. Cioè, voglio dire, ognuno di noi che sì, dovremmo cercare di metterci in alleanza e creare almeno dei luoghi riparati. Tutto.
anche se dobbiamo comprare tutti quanti un po' di rete, se ogni, ci sono. Se ogni... Il fatto che si prendono male, se no i soldi ci sono. Beh, è una problematica questa che certamente anch'io ho paura di alcuni progetti che poi non vengono curati nel dettaglio. Però che ne siamo grati però al fatto che dopo questi incendi che hanno interessato la nostra vallata, penso anche qui a Bivongi, a Mastiro, in altri momenti, cioè che ci sia un'attenzione della città metropolitana o di chi appunto ci ha messo in programmazione, noi dobbiamo essere sempre grati anche a queste persone che quantomeno hanno pensato anche a noi. Noi siamo a fine provincia di Reggio Calabria, quindi molte volte ci si dimentica di noi, tante progettazioni sono più al centro, dove c'è più visibilità, però sappiamo benissimo che le potenzialità della nostra vallata sono tante ed è per questo che noi dobbiamo sempre di più insistere. Come al solito, quando finisce un convegno o una giornata, uno si domanda: cosa mi porto a casa? Sì, perché quando noi facciamo questi incontri il rischio è rientrare, no? E dire: sì, vabbè, ma alla fine cosa abbiamo detto? No, in realtà abbiamo vissuto una giornata, a mio avviso, bella, che è iniziata con un po' di, come dire, di paura per la pioggia, ma poi abbiamo benedetto Dio perché mentre piantavamo arrivava la pioggia e forse quella pioggia produrrà i suoi frutti. Seconda cosa, credo che ci portiamo a casa la bellezza di condividere dei percorsi. Abbiamo avviato dei percorsi e ogni anno ci stiamo allargando. Speriamo il prossimo anno a Stiro anche di vivere un momento anche di Astiro. Abbiamo iniziato a Montestella, siamo scesi a Bivongi e speriamo di davvero di sensibilizzare, perché altro non possiamo fare in questo momento. Possiamo fare tanto, ma possiamo fare almeno l'opera di sensibilizzazione, che non accada che magari tra 20 anni, 30 anni, no, ci diranno: ah, però queste cose noi non le avete mai dette, no? E quindi credo che ci portiamo una responsabilità e un impegno anche a diffondere questa cultura della cura. Questa mattina abbiamo imparato anche che è importante in questo momento seminare, no? Ma io utilizzerei questa parola che abbiamo messo pure nel manifesto: trasfigurare, cioè tutto quello che noi abbiamo è un dono, anche la biodiversità è un dono. Questo dono va trasfigurato, cioè va trasformato, va utilizzato e deve diventare anche operativo. Penso per esempio all'esperienza di Ernesto che sta facendo con il suo zio, mi pare, un impianto di zafferano. Sì, con il mio cugino. Con il tuo cugino. Con il tuo cugino. Cioè, questo per dire che alla fine, piano piano, non avremo bisogno dello studio, grazie anche al Galla Altalocride. Zafferano che si produceva nel che si produceva per altro fatto. Infatti io sono grato oggi a te, professore Lupia, perché non solo hai detto delle cose, ma le hai fondate. E io ti chiedo un dono. Sai qual è il dono? Queste ricerche storiche che tu hai fatto, che parlano della nostra vallata, io vorrei che facessimo, come dire, delle schede, no? In modo tale che noi possiamo anche dire a chi ci visita: no, ma guarda che qui si faceva questo, e se si faceva questo è possibile che forse cominciamo a passare a fare una buona alleanza tra chi studia e quindi ha delle fonti storiche certe e chi magari opera poi nel territorio. Che cosa ci impedisce a dire a un giovane? Pare che i giovani siano più interessati ultimamente al discorso dell'agricoltura, no? E chissà, alcuni almeno. Però c'è una vivacità anche nella nostra zona, conosco degli imprenditori agricoli che non solo prendono i contributi, ma stanno facendo veramente delle cose anche belle, voglio dire, no? Allora, che cosa ci blocca nel dire: ma questa piccola esperienza che è nata qui a Bivongi dello zafferano, cioè l'esperienza anche del discorso del pistacchio, il professore Sculli ce l'ha proposto alcuni anni fa, abbiamo fatto l'intervento, abbiamo capito che abbiamo la possibilità di farlo, ma poi non c'è nessuno che poi si prende cura,
e quindi che porti avanti il discorso. Non potrebbe essere anche questo una forma per creare lavoro? Perché poi alla fine io credo che è finito il tempo di dire, ecco perché preferisco la parola trasfigurazione, cioè è finito il tempo in cui non ci vantiamo di alcune cose. Ah, noi abbiamo il monastero di San Giovanni Cristo, abbiamo la Cattolica, abbiamo Montestella, sì, ma se noi rimaniamo a quello che abbiamo ricevuto e noi non trasfiguriamo l'ambiente o la realtà che abbiamo con le sue potenzialità, rischiamo appunto di essere un pochino astorici, perché attualmente il problema vero anche dello spopolamento dei nostri paesi nasce esattamente dal fatto che non abbiamo lavoro. Questa è la realtà. Allora, da questo punto di vista, io ringrazio davvero tutti, ce ne torniamo a casa, ma ce ne torniamo a casa con la gioia di aver condiviso quantomeno delle esperienze e aver anche capito che oggettivamente non siamo all'anno zero. Si tratta solo di non fissarci su quello che già abbiamo avuto, non pensando al fatto che possiamo trasformare o trasfigurare anche la realtà. Cosa noi lasceremo a chi verrà dopo di noi? Questa è la domanda più seria. Cioè, che cosa lasciamo? E allora io credo che tutte le iniziative delle associazioni, ringrazio il Presidente, ma anche le associazioni presenti, credo che in questo lavoro educativo tutti noi dobbiamo metterci insieme. Concludo con una frase del Papa, perché noi siamo legati a questa grande enciclica di cui la Laudato Si, che ancora non abbiamo messo in pratica, però è l'ora che anche i cattolici, i credenti, ma anche i non credenti, perché è rivolta a tutti, almeno su questo tema cerchiamo unità, no? Dice il Papa: una interpretazione distorta dei testi biblici sulla creazione ha contribuito a questo sguardo sbagliato che porta a sfruttare la terra fino a soffocarla. Sfruttare il creato, questo è peccato. È la prima volta che un Papa dice una cosa del genere. Non esistono solo i peccati, la bestemmia, esiste anche il peccato che è lo sfruttare il creato, il non avere rispetto della terra. È un peccato sociale questo. Crediamo di essere al centro pretendendo di occupare il posto di Dio e così roviniamo l'armonia del creato, l'armonia del disegno di Dio. E poi a un certo punto lui dice è necessario investire molto di più nella ricerca. Io credo che se ci fai questo regalo, professore, cioè dacci delle schede, perché abbiamo bisogno anche della scientificità del nostro territorio. Poi ho scoperto che addirittura il nostro territorio viene citato in fonti storiche abbastanza forti. È necessario investire molto di più sulla ricerca e comprendere meglio il comportamento degli ecosistemi, analizzare adeguatamente le diverse variabili di impatto di qualsiasi modifica importante dell'ambiente, perché tutte le creature sono connesse. Anche su questo, la connessione, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ogni territorio ha una responsabilità nella cura di questa famiglia, per cui dovrebbe fare un accurato inventario della specie che ospita, in vista di sviluppare programmi e strategie di protezione, curando con particolare attenzione le specie in via di estinzione. E lui propone, al fine di promuovere uno sviluppo davvero sostenibile, è necessario aprirsi con creatività a itinerari nuovi, più integrati, condivisi, collegati direttamente con le persone e i loro contesti. E a un certo punto conclude e dice: non dobbiamo consumare tutto, è doveroso lasciare qualcosa a chi viene dopo di noi. E qui si parla dell'alleanza educativa tra i vari, diciamo così, soggetti. Ecco, io direi coltiviamo anche dentro di noi, anche se non possiamo fare tanto, ma il poco che facciamo, facciamolo. Don Pino Puglisi diceva: se ognuno fa qualcosa, se ognuno fa qualcosa, allora a quel punto
trasfigura anche un territorio. Per cui direi alle associazioni di non scoraggiarsi, di essere molto propositivi. Io penso alla storia di Medambiente che ha iniziato più oggi, si è allargato adesso a Stiro, penso ai ragazzi del trekking, cioè alla fine è vero, i processi nostri sono lenti, però basta che li avviamo e credo che daremo anche un futuro. Io vi ringrazio e salutiamo anche la preside che ha avuto un problema nel pomeriggio. Allora, io intanto devo ringraziare tutti voi, ma soprattutto Tele Montestella, perché ci segue sempre. Sono anche soci della comunità Slow Food di Pazzano per l'ecologia integrale, perché ci ispiriamo tutti proprio all'enciclica che diceva Don Menzo. Vi devo salutare anche ricordando che questa è la settimana FITAPA verde, insieme all'AMI, Associazione Mari Italiani, e noi siamo tra questa e tra le 100 iniziative che si stanno svolgendo in ambito ambientale in tutta Italia, nei parchi. Noi come sezione di Soverato abbiamo voluto portare questo messaggio in questo territorio sul quale abbiamo lavorato anche nel passato. E poi vi dirò anche il sito dove potete controllare tutto sulla pagina Facebook, poi lo vedrete. E il 21 a Soverato faremo un'altra azione come FITAPA per l'ambiente sull'acqua. Non vi dico niente, poi vi arriverà tutto. Vi ringrazio tanto. Ho dimenticato i saluti del vescovo, che naturalmente è molto felice che abbiamo iniziato questo percorso qui, e anche i saluti del parroco di Stiro, che ha avuto un problemino pomeridiano e quindi voleva esserci. Allora, chi vuole venire può pigliare un pezzetto di questi biscotti. Sono dei biscotti di riciclo che sono state fatte dalle suore meditane di Ravenna con le ostie, perché noi utilizziamo tutto, anche i ritagli delle ostie, quindi potete favorire.